Cobra, vita di un centravanti di strada, oggi ospite speciale, un altro ospite speciale nella vasta galleria dei personaggi che passano al nostro salotto qui alla Bari siamo noi, qui a Bari Forever, ovunque e dovunque seguiamo la passione della Bari. Dunque, questo libro, lo ripetiamo ancora, chi si fosse appena sintonizzato, lo chiediamo a Susanna Marcellini che ha avuto questa idea di raccontare, come è nata, abbiamo detto prima, questa idea di raccontare Cobra in questo libro. Casualmente, in realtà è nata proprio, ho conosciuto per un aperitivo e siccome sono una che fa le autobiografie dei calciatori, dei numeri 9, mi sembrava una cosa interessante. Lui tra l'altro ha una storia che a me sembrava interessante e quindi anche l'editore è stato subito d'accordo, gli è piaciuto e è nata così. Allora, tanti gol, tante squadre, tante piazze che hai girato, eccetera, eccetera, però c'è anche l'aspetto dell'uomo, la vita interiore, le sofferenze di Cobra, che ha avuto tanti momenti belli, tanti momenti felici nella propria vita, come ciascuno di noi purtroppo anche momenti difficili. Parliamo per un attimo però dei momenti più belli. Dove hai vissuto? Adesso lascia stare che ti trovi a Bari, in questo momento sei in Puglia, di tutte le cose belle che hai detto legate a, sono relative al Bari e alla tifoseria. Ma i momenti più belli della tua carriera, quali sono stati? I momenti più belli ce ne sono stati tanti, sicuramente l'anno di Roma è stato un anno straordinario perché 20 anni giocavi nella squadra del cuore, avevi fatto tutte le giovanili, fai il primo gol in Serie A contro Diego Armando Maradona, quindi ti lasciano un attimino, rischiano anche... Perdonami, quando te lo sei trovato davanti nel sottopassaggio, che hai pensato? È che era un sogno, che non riuscivo a capire che stavo giocando davanti a 80.000 persone al San Paolo, ho fatto gol 1-1. Ah, tu hai segnato a Napoli? Sì, il primo gol in Serie A Napoli-Roma 1-1, ho fatto con lui su rigore e il primo gol in vantaggio l'ho fatto io. Ma la cosa bella è stata che a fine partita mi regalò lui la maglia, mi chiese di scambiare... Dai, questa non la sapevamo, sì. Non è neanche nel libro questa. Sì, sì. Ah, è nel libro questa cosa. Mi chiese lui di scambiare la maglia e io gli diedi del matto. Dai. Sì, ho detto tu mi stai chiedendo, io non mi sarei neanche permesso. Ma che fai, mi prendi in giro Diego? E quella maglia sul libro, c'è cioè questa storia che per me, io ho fatto una cosa bellissima, mi è durata 3 ore. Il tempo da Napoli, tornare a Roma, sono andato a casa di una famiglia, di un bambino che non viveva un momento bello di salute, tifoso del Napoli Maradona, consegnata la maglia di Maradona a questo bambino. Non andava fatto. Non mi è costato nulla perché no, credo... No, conoscendolo non gli è costato. Non mi è costato nulla, non l'ho presa più. Costerebbe a tutti. Non l'ho presa più, non ho avuto più la soddisfazione di pensarci. L'ho fatto perché questo bambino, sono partito proprio da Napoli, direzione casa di questa famiglia che avevo avuto il piacere di conoscere e ho portato questo regalo a sorpresa a questo bambino che poi purtroppo dopo qualche anno è venuto a mancare e la mamma mi riportò la maglietta, io non l'ho presa più, io l'ho lasciata a loro. Questo era Sandro Tovalieri a 20 anni. Cioè, però ti posso parlare della bellissima esperienza di Cagliari con Carletto Mazzone. Oh, figurati. Poi le città di mare per me rappresentano il top. Ti posso raccontare Perugia, lo spareggio, Perugia a Torino, a Reggio Emilia con rigore decisivo, col tendine di Achille rotto e il quinto rigore sotto la curva dei miei tifosi del Perugia a battere un rigore decisivo. Ti posso raccontare la bellissima storia di Ancona, che per la prima volta portiamo l'Ancona in Serie A dove non c'era mai stata. 170-80.000 persone ad Ancona, tornavamo da Bologna e 25.000, quindi Ancona al vecchio Dorico giocavamo davanti a 12.000 persone, ma era diventato 30.000-40.000 e anche altre storie importanti, perché anche se non ho vinto campionati, Avellino, Ternana, Reggio Emilia, tutto quanto, e tutte le altre squadre, tutte mi hanno regalato emozioni perché a tutti ho lasciato anche io qualcosina, sia a livello di calciatore, ma anche credo anche soprattutto a livello umano, perché io a livello umano sono una persona un po' difficile, è dura starmi dietro, quindi quando Susanna dice un po' burbero, burrascoso, tutto quanto, è vero, perché ero burrascoso in mezzo al campo, a me mi rodeva tanto quando perdevo, quindi anche nella vita quotidiana ero un po' così, però alla fine sono anche una persona molto dolce, docile, rispetto, perché questo che mi hanno insegnato nella vita. Ho fatto delle cavolate, il calcio mi ha regalato delle soddisfazioni, purtroppo mi ha levato giovanissima la donna che ho amato di più della mia vita, che mi ha regalato 2 figli che
il destino ha voluto che me la portava via a 40 anni e lì sicuramente c'è stato il momento della mia vita un pochettino più difficoltoso, perché veramente con due ragazzi di 14-15 anni non è facile fare la doppia mansione. Io credo che, spero mai che non viene mai a mancare nessuno in famiglia, ma tra le due penso sempre che è meglio, se deve perdere una figura, che sia quella del padre, perché credo che la mamma sia insostituibile. Il padre è una figura importante, però lo vedo, perché nel momento che è venuta a mancare Laura, io ho cercato la mattina, quando Ilaria andava a scuola, di fare le stesse situazioni della mamma, e gli portava il latte in camera, però Laura magari la svegliava in modo dolce e io invece, per ripetere la stessa cosa, magari gli davo la bottarella, no? Non ti veniva bene, insomma. E la svegliavo nel modo più traumatico a una ragazzina. E lei giustamente a 14 anni mi disse: papà, ti ringrazio, mamma mi faceva i coccoli. Ho detto: vabbè, dimmi come te faceva, te le faccio pure io, mi alzo da sola. E da quel giorno alle 6 si metteva la sveglia, si faceva il latte, e però mi è venuto a mancare, perché casa diventa vuota e quindi tu fai due mansioni, e vederli adesso a 25 anni, 23 anni che sono cresciuti e sono sereni. Beh, qualcosa del tuo posso dire di farmi complimenti da solo, perché non era facile, perché i primi due anni ho rischiato anche la depressione, insomma, perché non è facile. Allora, Susana, tocca a te, perché questo sguardo introspettivo, sicuramente indubbiamente più completo di quello che stiamo cercando di fare oggi davanti alle telecamere di Bari Forever, questo sguardo introspettivo sul personaggio, ma soprattutto sull'uomo, Sandro Tovalieri, tu l'hai fatto da diverso tempo, anche perché lo hai condensato, devo dire, in maniera egregia nelle pagine di questo libro, voglio ricordare ancora una volta, Cobra, vita di un centravanti di strada. Le pagine dedicate a Laura sono molteplici e non a caso in questo libro. Sono tante, non a caso, perché nella sua vita è costantemente presente. Non credo che ci sia una differenza. Perdonatemi, quanti anni sono passati da che Laura? 2007. 8 anni. Non è neanche tantissimo. 31 luglio 2007. Non è tantissimo, però ci sono, la vita ci insegna, insomma, le cose di tutti i giorni. Ci sono persone che riescono ad andare avanti con più facilità. Sandro è una di quelle persone che è rimasto molto legato, ma come giusto che sia quando tu ami una persona. E quindi anche oggi la sua vita è comunque, una parte della sua vita è comunque il ricordo di quella. Non riesce a scindere le due cose, e questo se da una parte è segno di grande amore per la donna che non c'è più, e dall'altra è difficile poi andare avanti, è difficile vedere un futuro, perché comunque qualsiasi cosa ti riporta a quello che la vita ti ha tolto. Poi lui dice, probabilmente sarebbe stato meglio, e lo scrive anche nel libro, che i ragazzi avessero perso il padre. Io dico invece che nella vita non succede mai nulla per caso. Se le cose devono andare in una certa maniera, lui forse lo dice con un pizzico anche da calciatore, perché i calciatori sono quelli abituati, anche un po' viziati, no? Perché quando fanno i calciatori sono coccolati dalla tifoseria, sono coccolati anche dalla moglie che probabilmente nel 90% dei casi è a casa e cresce i figli, e certi problemi della vita quotidiana di tutti i giorni non se li pongono fino a che non c'è una situazione di questo genere, quindi la vita ti mette di fronte a cose che non hai mai fatto, ma dalle cose più belle alle cose più normali di tutti i giorni. Pagare una bolletta, probabilmente lui prima di 8 anni fa non c'era mai andato alla posta a pagare una bolletta perché c'era la moglie. Allora, se parliamo della vita di tutti i giorni, probabilmente una donna riesce meglio a gestire queste cose. Se parliamo di affetto, io credo che l'affetto che ha dato lui ai figli e quello che gli avrebbe dato, che avrebbe dato Laura a loro, sia lo stesso, identico. Non credo che avrebbe dato più amore o meno, sono forme diverse. Un uomo ama in una maniera, una donna ama in un'altra maniera. Una donna riesce a fare le coccole al figlio in una maniera, un uomo riesce diversamente, ma i sentimenti quelli sono. Alfonso, voi siete grandi amici, ma eravate amici, eravate coppie di amici, eccetera. Com'era questa coppia vista dall'esterno? Che emozione suscitava, che sensazione suscitava vedere insieme Sandro con Laura? Beh, non nascondo che una certa... la mancanza di Laura, anche perché
con Laura mi sentivo spesso telefonicamente, perché di solito molte volte rispondeva prima lei al telefono perché aveva desiderio di parlarmi, di salutare me e l'attuale mia moglie. Diciamo che è un'amicizia, è stata la nostra un'amicizia forte, al di là di me con Sandro nel rettangolo di gioco, ma anche sotto l'aspetto familiare, perché come ha anticipato prima Sandro, ci sono state delle occasioni in cui Laura ha preso in braccio mia figlia, quindi per noi ha rappresentato tanto, anche perché era la moglie di un calciatore in quel periodo, di un calciatore che sia pure non giocava più, però mi rendeva in quel momento orgoglioso, perché sapere che mia figlia era nelle braccia della moglie di un mio idolo era un motivo di vanto, voglio dire, anche perché poi era un'amicizia, quelle famose cene che si facevano non erano finalmente prettamente con argomenti legati al calcio, si parlava a 360 gradi, si parlava della vita quotidiana, della vita sociale, delle problematiche che in ogni famiglia ci sono, insomma. Una cosa che ci tengo a precisare di Laura era, insomma, che 8 anni fa, 15 giorni dopo la sua scomparsa, sia Sandro che Laura dovevano essere nostri ospiti per una famosa panzerottata, perché Laura era una persona amante dei panzerotti baresi, e avevamo organizzato con mia moglie una famosa cena. Poi purtroppo, insomma, è venuta meno, e quindi è una cosa difficile da poter esprimere, perché, ripeto, io sono felicissimo ogni qualvolta vado in aeroporto o attendo Sandro sotto casa, però vederlo solo ci fa star male. Non mi fa star male, ci fa star male, perché, ti ripeto, era un legame molto molto forte. Tanto forte che mi rendo conto, già da come incontri Sandro, quando gli parli, e poi scivola il discorso inevitabilmente su questi argomenti, ti rendi conto che per Sandro Laura è sempre lì, insomma, è come se fosse, in fondo, sempre, a prescindere da una certa retorica, ma è come se fosse, correggimi se sbaglio, sempre se fosse, come se fosse presente, e probabilmente, verosimilmente lo è nella tua vita, è come se fosse qui in questo momento accanto a te. Cosa le diresti in questo momento, adesso che hai 50 anni, adesso che sei una persona meno forse inquieta, più matura, che scopri forse un'altra parte di te stesso? Non lo so, perché sarebbe, forse non riusciresti neanche a trovare le parole. Gli direi solamente grazie di quello che mi hai dato, di quello che mi hai regalato, e soprattutto gli chiederei scusa, che magari da giovani qualche volta l'ho fatta soffrire, perché a 20 anni, 19 anni sei talmente giovane che l'ho lasciata anche qualche volta. Penso, ti dico una cosa, che è quella che poi mi ha fatto scattare la scintilla di iniziare la mia vita con lei. Io mi faccio male alla rottura del crociato ad Arezzo, vado a Roma, io non la sentivo più da un anno e mezzo. Il professor Perugia, allora, che era il dottore più bravo, mi operò. Io alle 6 di mattina mi svegliai, che avevo completato l'anestesia totale, e lei stava all'ospedale. E mio padre mi disse che mi aveva fatto la notte dalle 11 di sera fino alle 7 di mattina. Io la guardai e ho detto: te non sei normale. Da lì ho capito quanto era normale e quanto amore lei aveva verso di me, e da lì ho preso dopo il percorso di vita che mi ha regalato tantissime gioie, soprattutto la nascita di Simone Ilaria. Come vi eravate conosciuti, Sandro? Perché si è conosciuti i ragazzini? Ci eravamo conosciuti, io ero a fare i capelli da un mio amico, c'era una sua amica di Nando e mi disse: Sandro, mi fai un autografo per una mia amica che... Eri già Tovaglieri? Eri già famoso? Era l'anno della Roma. Ah, eri già famoso. Quindi. Perché poi lei è testaccina, quindi proprio testaccio. Ah, feudo. Se vedi come ne parla, lei è testaccina. Non a caso. Lei è testaccina, quindi è il feudo romanista. E io gli feci questa dedica a Laura, andai con mio cugino a una discoteca che si chiama il Tipi d'Abbadostia,
E appena entrai vidi questa donna con la pelliccia, perché era in pieno inverno, che stava in biglietteria con la cugina. E rimasi affascinato. Lei mi ha riconosciuto. Cosa ti colpì di questa donna? Lei era bella. Se puoi dire foto. Era. Però la simpatia, la dolcezza, il modo di fare semplice, ecco, da una donna che nonostante era una bellissima donna, però non era quella che si sentiva, dice io sono la più bella, mi guardano tutti quanti, era una persona tranquilla. E io gli dissi, mi guardi perché mi hai riconosciuto? E lei mi fregò con questa battuta e mi disse, non sei Daniele? E lì mi 1-0 per lei. Hai capito? E io ho detto no, non sono. Dice allora no, scusa, ho sbagliato persona. Invece ti aveva riconosciuto. E andai dentro il locale a mangiarmi qualcosa e fare due balli. Tant'è che lo zio poi la portò dentro e lì abbiamo cominciato a conoscerci e la sera non mi accettò l'invito di portarla a casa. Se ne andò con la cugina. E non mi diede neanche il numero di telefono. Quindi beh, io si dopo. Fa, si fa così, dai. Testardone, e il giorno dopo è arrivato al Tibidabo. Perché mi piaceva, e finché non mi ha dato il numero di telefono, l'ho portato a casa, stavo tutti i giorni lì. Hai dovuto anche lavorarci su, perché sì, mi ha fatto. Era bella, ma era tosta. Quindi sta storia che non ha finto di tant'è non. Tant'è che ad Arezzo. Ha finto di non riconoscerti. Tant'è che ad Arezzo, quando gli dissi ricominciamo a provare a stare insieme, mi mise il paletto e mi disse andiamo a convivere insieme, perché tu a Arezzo e io a Roma, tu fai i danni, io i danni non li faccio, andiamo a convivere, se la convivenza non va ci ritiriamo in totale serenità e rimaniamo amici. Abbiamo convissuto ad Arezzo e lì nasce Simone, e poi nasce Ilaria e poi nasce la nasce una favola, anche perché poi dai, mettiamoci un attimo, Susanna, dalla parte di certe compagne, di certe mogli, di questi super divi, insomma. E non era gelosa, perché sapeva che avevo tante persone. No, ma parte la gelosia, però Sandro, dai, mettiti un po' dalla parte delle donne. Non è facile, non è facile, perché il personaggio famoso arriva, tutte le simpatie, le ragazzine, eccetera. Sono apposta tutte dico, per me era importante che non era gelosa, perché una donna gelosa ti può anche, tra virgolette, rovinare la carriera. È capitato in alcune situazioni di giocatori, quindi... Cioè, gli out sono dietro l'angolo. Ma forse, cioè, più che vuoi... forse più che non gelosa era una persona intelligente, perché se una persona ama un'altra persona, un pizzico di gelosia c'era. Probabilmente la sapeva gestire nella maniera giusta, era intelligente. Mi sono spiegato male. Non era gelosa perché sapeva il ruolo che c'aveva il marito, ma era gelosissima. Gelosa, aveva accettato questa cosa e faceva finta e non mi portava il problemino. Come mai gli ha dato un bacetto a quella? Come mai gli ha scritto con affetto, con amore? Perché me l'ha detto lei da scrivere sta dedica speciale. Un'altra donna si può fare, oh, che è stato abbracciato, andavamo a casa. Cioè, lei a Bari, nella mia storia calcistica, in 3 anni, è stata 3 anni, all'altre parti ogni 2 settimane andava a casa, qui magari stavamo un mese qui e poi andavamo a casa a trovare i nostri genitori, e lunedì, a domenica sera non andavamo a Roma, facevamo salire i nostri genitori. Insomma Sandro, appena è cominciata questa storia è scoccata una scintilla, come spesso accade nei più bei romanzi, nelle più belle opere cinematografiche. È stata una favola vera, poi come spesso accade sul più bello questa favola si è interrotta. Come si reagisce a queste situazioni così improvvise? Te l'ho detto, si deve reagire, deve avere innanzitutto un grande carattere, che per mia fortuna non mi è mai mancato. E poi ti fa reagire immediatamente, dopo un pochettino, la presenza dei figli. Quella è fondamentale affinché tu possa andare avanti, perché lei che ti guarda, ci sono i figli da portare avanti e mi ha lasciato da solo, e quindi io il carattere e la voglia di far star bene i figli anche senza madre mi ha portato a stare sempre con il sorriso sulle labbra, a non far pesare molto la mancanza, a non parlarne addirittura quasi mai in casa, proprio per non creare problema ai ragazzi. E lì, come ho detto precedentemente, devo dire che sono stato bravo. Naturalmente in tutto questo contesto ci sono anche gli aspetti familiari miei e di Laura, che ho trovato delle persone splendide
che tuttora nel 2015, dopo 8 anni, io ho un rapporto splendido con, con i miei suoceri, i miei cognati, da parte insomma, della famiglia di Laura. Cambiamo argomento, che è meglio, è meglio per altri motivi, perché purtroppo la vita continua, tu hai dei riferimenti, ai tuoi figli, e hai scritto tante pagine belle. Mi ero soffermato per un attimo su questa storia del calcio scommesse. Perché hai voluto parlarne anche in questo libro? Ho voluto parlare perché se decidi di fare un'autobiografia, un libro, e racconti la tua vita calcistica umana, e quindi racconti i tuoi 50 anni totali, mi sembrava giusto non prendere in giro nessuno e raccontare le cose che sono anche capitate, che ho avuto però il piacere di respingerle sempre al mittente, tant'è che non sono mai risultato indagato, non sono mai stato risultato positivo all'antidoping. Sono più belle queste cose che i 143 gol totali che ho fatto, secondo me, perché lì la gente forse sicuramente, leggendo il libro, e vede che tu queste cose non le hai fatte, ti si avvicina ancora di più, e specialmente in questa città dove io sto rappresentando adesso la mia parte. Ci sono stati degli episodi molto spiacevoli, addirittura, insomma, di quello che stiamo parlando. Non stiamo perché parlando di... Non a caso tu dici... Cioè io Barilecce non muovendo mai. Ma stai scherzando. Cioè retrocedi con me Barilecce, retrocedo io, retrocedi te. Quella partita la vinco, le altre le perdo e poi retrocedo perché magari la squadra non era stata competitiva. Leggo solo queste tre righe, però spiegano molto. Io condanno, si legge... Scrive Cobra, io condanno chi si è venduto anche solo una partita, ma il calcio non la pensa come me, perché poi vedo che i colpevoli tornano in campo come se nulla fosse successo. Io sono per la radiazione totale, fossi in loro proverei vergogna, ma anche per quello bisogna avere dei valori. Ecco. Perché io poi alla fine sono vero e sono diretto, quindi una volta che mi metto a raccontare dico: perché un giocatore che si è venduto un derby, si è venduto una partita che non è il Bari, perché sennò sì, è meglio non soffermarci sul Bari, perché dopo un anno, 2 anni, 3 anni deve ritornare a giocare? Non lo capisco questo. Come fa il tifoso a essere rappresentato da me, che 2 anni fa mi sono venduto una partita e rigioco con la stessa squadra? Oppure vado da un'altra parte dove la tifoseria ti fischia e ti vede come un soggetto negativo, non ti può mai vedere come un idolo, perché alla minima situazione negativa il tifoso vede il lato oscuro, non va a vedere più. Il dubbio ti viene. Ti viene il dubbio. Alfonso, io penso, Sandro, penso che sia un problema, giustamente. La gente che guadagna una barca di soldi e se deve andare a vedere la partita deve entrare nel giro sbagliato, per me deve andare a lavorare alla mattina dalle 7 come fanno le persone oneste, pulite, a 1200 euro, non a guadagnare 1 milione di euro. Io la penso così e lo dico. Il problema sono i valori, ma i valori poi, Alfonso, è un problema che riguardano tutti gli uomini, riguarda non solo chi scende in campo, ma anche il mondo della curva, per esempio, deve essere accomunato a questo problema, cioè i valori o si hanno oppure cambia vita. In questo caso, perché il problema del calcio scommesse è stato vissuto e ancora oggi sulla pelle della tifoseria barese. E poi questa pagina brutta di questo derby, che poi giustamente Sandro ha ricordato, questo derby con il Lecce, che per... Se al Barese tu chiedi di vincere la Champions, di vincere il derby con Lecce, probabilmente ti sceglierà. Assolutamente di vincere il derby, onorarlo soprattutto. Ma no, poi non dimentichiamoci che quella partita eravamo già retrocessi, 35.000 spettatori. Benché fossimo retrocessi, 35.000 spettatori. Quindi la gente è venuta lì per condannare la tua storica rivale sportiva e quindi... ti macchi un pochettino di meno, non è la retrocessione del Lecce che mi fa salvare da una contestazione se sono retrocesso, certo. Però perlomeno quella domenica gli regalo una soddisfazione.
Ascolta, parliamo adesso del tuo futuro, perché sono appena i primi 50 anni, ma iniziano certo, i nuovi. Ma ne arrivano altri 50. Iniziano i nuovi, il calcio gli ha dato tanto, però potrebbe darti ancora molto. Cosa ti aspetti? Guarda, io mi sono tirato un pochettino fuori perché mi sono dedicato ai giovani. Già quando smisi nel fine 99-2000, e quindi ho aperto un'attività di scuola calcio. Oggi faccio responsabile del settore giovanile del Pomezia Calcio Selva di Pini. Contiamo circa 480 bambini, 500. Essendo responsabile ti dico, è meglio fare l'allenatore di una squadrettina, perché veramente non tanto i ragazzi, ma i papà. Sopportare. Oggi sono diventate più le mamme che i papà. Prima eravamo noi, adesso è cambiato un pochettino. Adesso ti chiedono una riunione tecnica alle mamme. C'è uno strillo in tribuna e una mamma, però l'amore, la passione e l'esperienza ti porta ad ascoltare, perché giustamente fosse solamente il problema di calcio, è risolvibile, trovi delle situazioni molto negative, puoi trovare il vedovo, puoi trovare il separato che ha abbandonato i figli, puoi trovare la mamma che non può pagare una rata di 50 euro e sei costretto magari a far sospendere il ragazzino, e quindi devi essere brava, non fargli sospendere allenamenti e dammi 5 euro a settimana. Purtroppo la vita oggi ti riserva queste cose, e quindi fare queste cose per me è già una vittoria. E quindi mi sono dedicato a questi, spero di portare avanti un progetto, fermo restando che se mi viene la possibilità di avere qualche opportunità importante in qualche società, insomma, ecco, mi piacerebbe fare questo tipo di lavoro anche in una società professionista. Sì, per esempio l'aria di Bari a te mica no, te fa male, insomma. No, l'aria di Bari mi fa bene, ho sempre fatto bene. Una piccola cosa io su questa vicenda, ci sarà una legge che uscirà dal 2017, sarà obbligatoria, infatti a Roma si stanno muovendo già, per cui ogni società sportiva dovrà avere al suo interno un ex giocatore o comunque una figura importante che dovrà fare da raccordo tra la tifoseria. E a Roma si stanno muovendo, io so che stanno chiudendo con Sebino Nela. A Palermo so che il presidente sta cercando, ogni società dovrebbe avere, perché qui Alfonso me lo può confermare, dovrebbe avere un rappresentante. Siamo già nella fase dei consigli per gli acquisti, mi pare aver capito. No, ma lui piuttosto, Igor Protti, piuttosto che una persona che per voi baresi, perché io sono romana e il mio cuore sta a Palermo, quindi per voi baresi è stato importante. Io credo che sia importante anche per le tifoserie stesse avere una persona che rispettano, perché andare a parlare con le tifoserie, è vero che non sono più le tifoserie di una volta, ma comunque si fanno sentire. Io vengo da Roma, dove comunque lo Tito è contestato già da parecchio tempo, la Roma in questo momento che sta andando male è uguale, voi a Bari non lo so, però sarebbe importante dare uno stimolo alle società in questo senso. Abbiamo terminato la parte dei consigli per gli acquisti intelligenti, devo dire che io condivido, se sono rose. E comunque, vedi, Alfonso, Sandro, con voi il tempo vola. Quando io avrei mille altre domande da farti, Sandro, ma il tempo a nostra disposizione per questa puntata, ma non certo per altre storie che ancora tu ti accingi a scrivere, il tempo per questa puntata è terminato. E io vorrei chiedere in conclusione a Susanna, perché alla fine acquistare questo libro che si intitola Vita di un centravanti, non a caso, Cobra, vita di un centravanti di strada? Perché non è il solito libro solo per sportivi, è un libro che può piacere a 360 gradi dai bambini alle mamme, e non è detto che debbano essere per forza tifosi del Bari. Siamo a Bari dove lui è amato, io non l'avrei mai immaginato, sono sincera. Però è un libro che secondo me fa bene al cuore. Io ringrazio Alfonso Cacciapuoti, sei sempre gentile, sei sempre uno dei nostri riferimenti di fiducia qui a Bari Forever. La collega Susanna Marcellini per questo bel lavoro, devo dire un lavoro realizzato. Grazie. Molto bene, e soprattutto abbraccio a nome di tutti i nostri appassionati un mito della storia del calcio barese, un bomber indimenticabile che chissà ancora quante pagine potrebbe dedicare, quante altre belle favole potrebbe dedicare agli appassionati. Grazie a Cobra, Sandro Tovaglieri. Grazie a voi. Ovunque e dovunque, sempre. Bari Forever. Alla prossima!